Stasera andremo insieme a vedere che cos'è la teoria degli strati di Rosenberg. È utile soprattutto quando siamo in una relazione di coppia e ci ritroviamo a un certo punto ad avere una difficoltà di relazione intima, e per relazione intima io intendo sia la relazione a livello di comunicazione sia la relazione a livello di sessualità. Spesso noi ci ritroviamo nell'agency che adesso andremo a vedere. Secondo la teoria degli strati, che cosa accade? Allora, per la Rosenberg, ci sono più strati. L'aspetto, il nucleo, lo strato più centrale è quello dell'essenza, quindi noi siamo nucleo, nucleo a nucleo, incontriamo una persona, siamo in contatto, possiamo dire, cuore a cuore. E poi, dopo un po' di tempo che stiamo insieme, inevitabilmente vengono fuori i nostri traumi, e allora passiamo nello strato più esterno, quello dei traumi, che sono le nostre ferite, i nostri non risolti, avvengono le delusioni. Un esempio chiaro può essere quando in una relazione si sta insieme e dopo 6 mesi magari lei arriva a casa di cattivo umore, lui l'accoglie. E lei rimane delusa perché lui non si rende conto che lei è di cattivo umore, no? E allora la domanda è: ma tu gliel'hai detto che eri di cattivo umore? No, ma per me è normale, era chiaro che lui avrebbe dovuto rendersi conto che io ero di cattivo umore, perché siamo insieme da 6 mesi. Ecco l'aspettativa che viene fuori, e dall'altra parte la delusione. Aspettativa perché? Come aspettativa, come pretesa sproporzionata che l'altro si prenda la responsabilità di rendersi conto di quale umore ho io senza che io mi prenda la responsabilità di comunicare all'altro che sono di cattivo umore. E qua abbiamo detto che dal nucleo a nucleo passiamo nello strato più esterno, che è appunto quello delle ferite. A quel punto che cosa succede? Succede che per gestire queste ferite una persona si sposta ancora in uno strato più esterno, che è lo strato del carattere, possiamo chiamarlo, Rosenberg lo chiama del carattere, io per capirci di più lo chiamo delle maschere, perché il carattere noi possiamo riconoscere come carattere: ah, quella persona ha un carattere solare, quella persona ha un carattere luminoso, quella persona ha un carattere cupo. Quindi questo noi normalmente intendiamo come linguaggio comune il carattere. Invece in questo momento noi andiamo a vedere che questo che Rosenberg chiama carattere in realtà sono delle maschere, e ci sono 3 tipi di maschere secondo lui. Ci sono le maschere dell'abbandono, le maschere dell'invaso e la maschera del come se. La maschera dell'abbandono ce l'ha la persona che ha una poca autostima. Un po' la sua frase chiave è: faccio quello che vuoi purché tu non mi abbandoni. Si aggrappa a persone, cose, amici, cibo, vestiti, lavoro, droghe, è vulnerabile. E una persona che entra nel ruolo del bravo può essere il bravo figlio, la brava figlia, la brava moglie, la brava mamma o bravo. E che cosa fa? Il suo bisogno è di andare a soddisfare il bisogno dell'altro. Si preoccupa continuamente di vedere qual è il bisogno dell'altro. Perché? Perché ha paura di essere abbandonato, ma soprattutto ha una sensazione di fondo: nessuno mi ama veramente, e questo fa sì che sia alla continua ricerca di riconoscimenti, proprio perché non ha una buona autostima. Quindi chiede rassicurazioni all'altro: mi ami, ma quanto mi ami, ma mi ami veramente? E poi c'è l'altro carattere, quello opposto, che è quello dell'invaso. La sensazione è: devo farcelo da solo, non devo chiedere mai. E ha difficoltà a vivere l'affetto e anche i vari sentimenti di tenerezza. Vivono a volte isolati dai propri sentimenti, hanno dei confini molto rigidi, e hanno anche le convinzioni, opinioni a volte rigide, a volte hanno anche un corpo piuttosto rigido e anche una corazza emozionale. E sono le persone che dicono: non mi stare troppo vicino, se no mi soffochi, quindi hanno la sensazione, la percezione di essere invasi.
E poi ci sono un'altra maschera, il come se, che è a metà tra l'invaso e l'abbandonico. Il come se non si fidano delle proprie emozioni, dei propri sentimenti, non riescono a dire quello che sono esattamente, vogliono apparire sempre più grandi, più piccoli di quelli che sono, perché sempre come se. Trovano sempre buone ragioni per dire di no, se uno dice bianco, loro dicono nero. A volte vivono il rapporto come troppo piano, troppo forte, non è il momento giusto, le circostanze non sono adatte. Sono sempre persone a metà che è difficile approcciare alle persone che hanno questo tipo di maschera perché uno non sa mai come approcciarsi, perché mai né troppo vicini né troppo lontani. Sono impermeabili alle emozioni.